Facciamo le domande? Direttore sportivo. Vai, che notizia hai avuto allora sull'eventuale recupero? Come si potrebbe... Ma, vabbè, ora aspettiamo quello che decide la federazione. Sicuramente le dilettanti si riparte con lo 0-0 iniziale e la partita, credo, scanso equivoci, venga giocata per intero. Ecco. Ci sono i tempi tecnici eventualmente per recuperarla questa partita, trovare lo spazio? Ma di solito si dovrebbe recuperare il mercoledì successivo alla, alla domenica, dopo la domenica successiva, insomma entro 10 giorni. Però c'è il problema di Grosseto che con la Coppa Italia, per cui bisogna aspettare qualsiasi decisione da parte della federazione. Insomma, ecco. Che partita è stata? Ma la partita credo si sia vista tutti, ho visto un Grosseto più in palla, più presente di noi. Noi abbiamo fatto un primo tempo, diciamo, poteva essere anche un pareggio, poi è venuto questo gol comunque un po' occasionale, però insomma la palla è andata dentro in effetti. Poi il secondo tempo, credo dopo una spinta iniziale di Poggimonzi, dove abbiamo avuto anche un paio di opportunità, è venuto fuori questa ripartenza che ci ha bruciato lì sulla fascia destra, fascia sinistra nostra, destra di Grosseto, è venuto questo 2-0 che sicuramente a quel punto lì avrebbe chiuso la partita. Insomma, per me. Curiosità, in chiave vittoria del campionato, chi pensa che possa spuntare su Gimignano e Coiaverde? Il campionato credo che ora a questo punto dipenda molto dai Grosseto, perché è il Grosseto che ha le bocce in mano, no? Come si suol dire. Grosseto ovviamente per entrare anche nella forbice dei playoff, che oggi sicuramente con il risultato di oggi, se fosse finita la partita, avrebbe avuto in mano il suo destino, ora deve comunque aspettare la partita con la Coiopelli, che è una partita che diventa determinante insomma, anche per questo aspetto, per cui può decidere sia il secondo posto della Coiopelli, sia diciamo, un eventuale spareggio fra San Gimignano e Coiopelli in caso di pareggio, oppure addirittura nel caso Coiopelli vincesse Grosseto, la vittoria del campionato, a parte l'ultima partita che se non lascia il tempo che trova, che potrebbe essere la vittoria del campionato della Coiopelli. Insomma, ecco. Insomma, i risultati possono essere questi. Ecco. Che difficoltà avete trovato nell'attaccare la porta rispetto alle 6 partite precedenti e se hanno inciso queste classi? Ah, voi sapete che abbiamo passato una settimana un po' travagliata con gli infortuni, noi è mancato ovviamente senza nulla togliere ai ragazzi che sono entrati in campo, è mancato la spinta degli esterni, abbiamo sofferto a centrocampo dove loro si sono dimostrati un po' più diciamo in giornata e poi niente, ho detto il primo tempo doveva essere un risultato di 0-0 come un po' la partita aveva fatto un po' capire, poi questo gol è quello che ha rotto gli equilibri e per cui niente, il Grosseto poi nell'arco dei 90 minuti si è dimostrato, 80 minuti scusa, si è dimostrato meritevole anche del vantaggio, ecco. Insomma, quello che ritengo io poi. Okay.